canale, scusate che sposto bene la telecamera, ecco. E oggi nuovo video e finalmente ritorno con i Get Ready With Me. Quindi oggi mi truccherò con voi e sono felice di fare questo Get Ready With Me perché è da tutta l'estate, come già avrei potuto tante volte, non mi sono messo in carta a parte come adesso vedete la matita, perché ho comprato mio figlio a scuola, quindi mi sono messa solo la matita e nient'altro, né crema, né correttori, né niente. E perché sapete che d'estate muoio proprio di caldo, perché proprio muoio, quindi mi si scioglierebbe tutto il trucco e quindi non ce la farei truccarmi d'estate, ecco. E quindi adesso, siccome siamo nel periodo insomma autunnale, che comunque non è tutto sto caldo, si sta bene, non scolo in viso e quindi posso ricominciare benissimo a fare Get Ready With Me. Serie Makeup and Beauty, un bacio tesoro, mi ha detto di fare in Get Ready With Me, dove provo quel fondotinta che ho preso dai cinesi, adesso non ce l'ho portata di mano, però questo video tesoro lo farò con questo fondotinta, lo farò il prossimo Get Ready With Me. Adesso invece farò un Get Ready With Me One Brand, diciamo, su questa valigetta qua, che questa è la marca KB, mi pare se non erro. Ed è molto carina. Questo tempo fa ci avevo fatto il video haul inverno scorso, mi pare, che con Sara, che sono andata a comprarla insieme a Sara. Un bacio Sara del canale Dark Lady Bijou. E che è una roba fantastica questa valigetta. L'ho comprata con sapone, qua c'è tutti i trucchi. Quindi userò praticamente come one brand della KB, userò gli ombretti, la terra, il blush, il rossetto, qua ci sta e il mascara, insomma userò questo anche su, per quanto riguarda fondotinta, cipria, trucco per sopracciglia, non è della KB, però comunque la maggior parte delle cose che utilizzerò è della no, KB, ecco, si chiama RB, scusatemi, che sarebbe, della Royal Beauty, scusate un attimo, tabula rasa, ci ho avuto un attimo. Non so perché mi ero fissata con questa KB convinta. Questa è della Royal Beauty, quindi è un Get Ready With Me One Brand della Royal Beauty. E quindi userò la maggior parte questo, quindi è una specie tra virgolette di un One Brand. Dai, non è proprio tutte le cose della Royal Beauty, però la maggior parte sì. E quindi utilizzerò tutte le cosine della Royal Beauty. Niente, io vi lascio al tutorial di questo trucco e niente, ci vediamo dopo a fine video.
Eccomi qua. Allora, questo qui è il trucco finito. Mi piace veramente tanto. E sono ottimi questi prodotti della Royal Beauty, sono proprio ottimi. Questo qui l'ho dovuto sfumare un po' di più la terra perché c'è troppo nero secco, così era. L'ho un po' sfumato, come avete visto col pennello. Queste sopracciglia, vedete come sono un po' di bianchino. Rossetto bello. Pare salmone, boh, non so, corallo, boh. Comunque ci sta dicendo un po' di più questo del rossetto da Royal Beauty perché me ne hai dati, no, 4, perché due rossetti, due tipo lucida labbra, una roba del genere. Questo è meglio. Il trucco è su marroncino, gli ombretti questi sono un po' brillantinati, leggermente, molto bello. Scusate per la luce, ma più di così non so come farvi vedere il trucco, più di così non rende più di tanto. Se metto la parte più scura, no, comunque questo va bene. E questo qui è stato il Get Ready With Me, il primo il primo Get Ready With Me di questo autunno, insomma, ecco, dell'anno, diciamo, col fatto che, come ho detto anche prima, mi sono fermata per tutta l'estate, quindi questo è il primo trucco di adesso. E ho voluto iniziare con questo one brand della Royal Beauty, che mi piacciono un po' questi trucchi, c'è proprio pazzeschi, belli un po', e poi scrivono parecchio, sinceramente, scrivono parecchio, mi piace veramente tanto. E niente, spero che vi piaccia anche a voi questo Get Ready With Me, questo trucco che ho fatto. Dopo comunque farò le foto, così le metterò su Instagram e Facebook, poi se il trucco lo vedrete meglio. E cos'altro dirvi? Niente, la prossima volta farò un Get Ready With Me su quel fondotinta che ho preso i cinesi, che Serena Beauty mi ha detto di provare a fare un Get Ready With Me con questo fondotinta, che volevo vedere com'era, quindi la prossima volta Serena lo farò sicuramente e userò quel fondotinta apposito. E niente, io spero che questo trucco vi piaccia. Se è stato così, mettete un po' di pollice in su, mi raccomando. Se volete sotto nei commenti, se volete mi commentate, fatemi sapere cosa ve ne pare. Scusate, il video era un po' impacciata perché comunque adesso un attimo con la telecamera tutto riprende, ma con Get Ready With Me un attimo, dopo parecchio che non mi truccavo, e quindi ok. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!